Ciao! Nel video di... Quello più schifo. E che dico? Niente, eccomi. No, ecco. Salve ragazzi, ragazzi. Ciao! Nel video di oggi vi faccio vedere gli acquisti fatti di recente da Primark. Con Marco siamo tornati infatti al centro commerciale Gigli a Firenze e appunto siamo tornati da Primark. Quindi vi faccio vedere pescando random dentro la busta quello che abbiamo preso. Si tratta di cose di abbigliamento per Marco, per me e cose di elettronica, chiamiamola così. Marco ha preso due paia di pantaloncini, ha preso questi che sono appunto grigi e questi che sono neri, li ha pagati questi neri 13 e quell'altri 10, sono shorts normali, arrivano sopra al ginocchio, sono almeno questi neri un pochino scoloriti sul davanti, mentre quelli grigi hanno un colore abbastanza uniforme e quindi lui ha preso questi qua. Poi andiamo a pescare. Io poi ho preso una borsa, quella Zara di Zara. Questa è un semplice secchiello marrone, l'ho pagata 12 euro, ha la sua tracolla, lo spallaccio, chiamiamolo così, si dovrebbe chiamare così per portarla a mano, e dentro è così, semplice, non ha neanche la taschina per il cellulare, per i fazzoletti, però è proprio basic, davanti ha una taschina ma non ha lampo e niente, quindi questa qui. Ho preso un paio di scarpe, queste le ho pagate 14 euro, sono così, sono sandali, decolleté sandali, chiamiamoli così, bianchi traforati. Queste le trovo perfette per l'estate perché comunque sono fresche e sono comunque molto comode, anche perché all'interno sono leggermente imbottite, quindi attutiscono anche eventuali dissesti stradali. Camicia da notte, ho preso una camicia da notte nuova, questa è di Harry Potter e ha Ron, Hermione e Harry sul davanti e così a strisce, le strisce sono in realtà bordeaux, non so se si vede nel video, e ha appunto il trio con in sella alle scopine, e l'ho pagata, questa quanto l'ho pagata? 7 euro. Andiamo avanti. Un paio di pantaloncini sempre per il pigiama estivo, questi sono così, poi i pantaloncini normalissimi, molto leggeri, questi li ho pagati 3,50 euro. Un altro paio di scarpe, questi sono sandaletti, così, sono dei sandali aperti con queste fascette che prendete il piede vestito così, e hanno tutti questi brillantini. Ho preso poi una giacca, questa qui, in video appare più rossa rispetto a quello che è nella realtà, è più arancione, un color rame, e l'ho pagata 23 euro. Ha un taglio ad accappatoio, si chiude in vita con la sua cintura e ha due tasche sul davanti. Le maniche si possono chiudere così, quindi ridurle all'altezza del gomito, oppure aprendo il bottone arrivano a lunghezza normale. E quindi questa qui, questa la vedo bene con le scarpe bianche, con una canottiera bianca, comunque una maglietta bianca sotto e i pantaloni jeans. Della serie Harry Potter non ne abbiamo mai abbastanza, ho preso due cuscini, erano in offerta a 1 euro, quindi ho preso un cuscino di serpe verde e un cuscino di Grifondoro, eccoli qua, e adesso poi li tiro a Marco che sta sul divano a giocare al telefono, quindi questi qui, entrambi li ho pagati appunto come detto 1 euro, stavano in offerta, il prezzo di partenza era 4,50 euro e alla fine sono diciamo in saldo finale a 1 euro. Un altro pigiama estivo, quindi sono questi shorts, questi qui con questa fantasia floreale con pizzettino in fondo, questi li ho pagati 6 euro.
e la loro canottierina abbinata, questa qui, e questa invece l'ho pagata 6 euro sempre. Ho preso poi 9 maschere, le maschere di Primark mi piacciono molto perché mi ci trovo bene, costano poco e poi sono comunque prodotte in Corea che se non assicuri la qualità al 100% è comunque un buon punto di partenza. Ho preso poi le mie immancabili salviettine, perché non vai da Primark e non prendi un pacco doppio di salviettine a 1,50 euro, ovvio che no. Poi ho preso questi becchi per i capelli, io li uso sotto, non faccio la piega per dividere le varie sezioni dei capelli, sono 4 e costano 3 euro, quindi un buon prezzo. Poi ho preso 2 pennelli, allora questo qui, quindi questo piatto per il contouring. La cosa particolare è che qui è aperto, quindi si vede attraverso, è molto morbido, questo è fatto per il contouring, soprattutto qui, e mi piace molto e l'ho pagato 4 euro. E poi quest'altro pennello per il fondotinta e il correttore, tagliato da entrambe le parti. E questo è comodo secondo me sia per mettere il fondotinta ma anche e soprattutto per andare a tamponare in questa parte qui, quindi sotto le zona occhiaie. Spugnette blender 2, 1,80 euro, una rosa e una fucsia. Poi un cavetto per il cellulare che va bene per l'iPhone e per gli attacchi quelli tipo Samsung, che io appunto ho l'iPhone, Marco ha un cellulare con l'attacco tipo Samsung. Abbiamo finito, la busta è vuota e quindi questo è il malloppo dell'ultimo assalto da Primark. Sinceramente sono rimasta un po' delusa per quanto riguarda l'abbigliamento, perché pensavo di trovare qualcosa di più per quanto riguardasse magliette, comunque canottiere, invece non c'era poi molto e quindi basta così. Detto questo vi saluto, se avete qualche domanda o qualche commento c'è il box informazioni qua sotto, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi video e un saluto, ciao!